Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, questo punto muove la classifica, però forse ci si aspettava qualcosina in più da questa partita. Ci si aspettava qualcosa in più perché un'equazione sbagliata, giochi con l'Inter, la Roma perdi e giochi con il Chievo vinci. Questo è un pari che ci può stare perché l'avversario non è l'ultimo arrivato, perché l'avversario comunque ha saputo fare una partita fisica come nelle sue caratteristiche, e non paghiamo sicuramente questo pari sul piano dell'umore, sul piano delle sensazioni in generale. Paghiamo il non aver fatto qualche punto nelle partite precedenti. Questo è un pari che ci sta in una partita difficile, nella quarta partita in 11 giorni. Qualcuno addirittura ne ha giocate 4 su 4. Ed oggi è stata una gara dove soprattutto i difensori sono stati sollecitati in maniera incredibile a continue accelerazioni, quindi hanno avuto un grande dispendio di energie. Abbiamo pagato molto probabilmente gli ultimi 20 minuti dove non abbiamo avuto la forza di giocare e di riproporci, ma questo sta in quello che è stato questo mini tour dove abbiamo speso tanto e raccolto poco. Il gol è stato straordinario da parte dell'attaccante, molto probabilmente un cross sbagliato e lui si è fatto trovare lì, ha trovato l'unico spiraglio che c'era da trovare. Sono un po' i suoi gol quelli lì, però nelle ultime partite siamo andati spesso e volentieri in vantaggio, soprattutto con squadre titolate, il che è difficile, poi però per un motivo o per l'altro ci siamo fatti riprendere, addirittura in qualche partita anche superare. Dopo il pareggio comunque è stata secondo lei determinante la stanchezza accumulata in queste partite? Non abbiamo avuto la forza di riproporci e di ribaltare. Queste sono partite che puoi perdere. Io mi sono reso conto negli ultimi 15-20 minuti che il Chievo stava sicuramente meglio di noi. Più forse in mezzo al campo, perdevamo qualche duello di troppo, eravamo meno lucidi. E sono partite che puoi perdere. Se non usi la testa, questa non era l'ultima partita del dentro fuori. Questa era una partita e ogni partita va giocata con la testa sulle spalle. I ragazzi hanno dato tutto, hanno speso fino all'ultima goccia di sudore, fino a quando ne hanno avuto. Qualcuno ha giocato anche con problemi fino alla fine, tipo i Carboni, Belucci con infiltrazioni, Spolli tra il primo e il secondo tempo ha fatto le infiltrazioni. Cioè, una squadra che ha dato anche il sangue. Il risultato di parità ci sta.